Daniele Martini, presidente del Romagna Centro, prossima squadra avversaria del Campobasso, domenica prossima a Cesena. Allora, ci siamo detti ieri a telefono che la gara contro il Campobasso per la sua squadra è importante, però lei insomma, ha sostenuto che non si tratta della partita della vita. Sì, assolutamente, è una partita molto importante, specie per noi che insomma dobbiamo cercare di raggiungere questo obiettivo della salvezza, però non è una partita da ultima spiaggia, è la prima del girone di ritorno e cercheremo di giocarcela come abbiamo sempre fatto con tutti nel girone d'andata. Allora, il Romagna Centro rappresenta Martorano, che è praticamente una frazione di Cesena. Avete usufruito per motivi di ordine pubblico per tre partite dello stadio Manuzzi di Cesena. Domenica contro il Campobasso si ritornerà proprio presso il centro sportivo Romagna Centro di Martorano. Sì, esatto, esatto. Siamo una frazione a periferia di Cesena, abbiamo un nostro centro sportivo ed è così come ha detto lei, esatto. Come vivete a Cesena la convivenza con la squadra principale, che appunto è il Cesena e che milita in Serie B e sta tra l'altro cercando anche delle risorse? Infatti ieri abbiamo letto un'intervista sulla Gazzetta dello Sport del DS Rino Foschi, che ha detto per terminare il campionato ci occorrono altri 4 milioni di euro. Ma il Cesena vive una situazione molto difficile che viene da una gestione precedente, da lontano, e stanno cercando di risolverla. Poi è chiaro che per quanto riguarda noi siamo la seconda squadra di Cesena, da parte nostra c'è una collaborazione con il Cesena Calcio, qualche giovane ogni anno viene appunto a fare esperienza da noi e quindi i rapporti sono ottimi. L'unica cosa è che a Cesena, diciamo, per cultura esiste il Cesena, dopodiché tutto il resto, il nostro pubblico sono i genitori dei ragazzi, o poco più, insomma. Ecco, sì, ha anticipato la mia domanda perché noi saremo presenti lì domenica prossima a Cesena e sicuramente non ci potremo aspettare un pubblico importante né da Campobasso, probabilmente per motivi di distanza in primis, certo, né proprio da parte vostra, da parte locale. Esatto, 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 è così. Noi, poi ci sono anche delle condizioni del tempo che sicuramente non aiutano e quindi c'è anche questo. Però il nostro pubblico, a prescindere da tutto, ogni domenica diciamo arriva sulle 200 persone, non di più. Ecco, ha accennato alle condizioni meteorologiche, sicuramente possiamo dire che a Cesena non nevica, quindi, e non è prevista neve, quindi si giocherà regolarmente Romagna Centro Campobasso? Io spero di sì, perché purtroppo invece è prevista neve domenica alle 10 e speriamo che sia acqua e non sia neve, perché questa sarebbe una tragedia soprattutto per il Campobasso, ovviamente, che si sposta con una distanza proibitiva, e comunque anche per noi, perché insomma abbiamo bisogno di giocare, già non abbiamo giocato entrambe domenica scorsa, quindi purtroppo le previsioni domenica mattina su Cesena danno neve, e quindi speriamo che non sia così, via. Ecco, l'auspicio, come dice lei, è che possa essere soltanto acqua e non neve. Comunque sicuramente ci vedremo domenica a Cesena per Romagna Centro Campobasso, una partita per pochi intimi ma comunque delicata per entrambe le squadre. Assolutamente sì, e comunque noi siamo orgogliosi di ospitare un club glorioso come Campobasso nel passato, come nel nostro centro sportivo, che domenica lo vedrete, è anche molto carino, via.